Ciao ragazzi, bentornati sul canale, io sono Dado Bax. Sto continuando a registrare dalla precedente puntata, in realtà, in cui insomma ho concluso con una sorta di rage quit, ho fatto un po' una pausa di qualche minuto, ho messo a ricaricare le pile, ho cambiato un po', però non voglio darmi per vinto. Siamo alla 39esima giornata, non manca poi tanto. Io onestamente credo che avrò fatto tanti tagli, non lo so come me la gestisco in fase di montaggio, sono leggermente incacchiato perché proprio la sfortuna si è proprio accanita, perché obiettivamente non stiamo giocando così male da non fa, cioè, e la palla non entra e così potremmo è che molto più su, però info sulla squadra, no, programma, scusate, la classifica dove sta, ecco, guardate, 42, cioè, potremmo essere tranquillamente a metà classifica obiettivamente, raga, 42 punti, 50, eh sì, 50 punti, cioè onestamente, guardate, ci sono quelle, sono 15 pareggi, è un po' da fastidio, onestamente voglio andare un po' più veloce e ci concentriamo un po' sulla prossima stagione, perché proprio questa qua l'abbiamo proprio buttata così. Dallo stadio Scuderia di Cosenza va in onda il derby Cavalli Cosenza. Mamma mia, mica mi ricordo com'è finita l'andata, ma quello che so è che oggi al ritorno in casa nostra dobbiamo fargli vedere chi comanda. Forza ragazzi. Eccolo Nogueira. L'inserimento vincente. Bravo. Eccolo. Arcas. Eccolo, Oton. E bam. Finalmente, quando le cose devono andare come devono andare. No. Doppio palo. Raga, qua siamo stati graziati. 1-0. Vincono i Cavalli contro il Cosenza, il derby, dai, questo è un primo segnale, dai ragazzi, e dai, però caspita, che gol di merda che abbiamo subito mo. Gol Casteldin, vai così, bel gol, anche se ha fatto un po' una papera il portiere, bisogna dirlo, ma buona così. 1-1. Va bene così, dai. Livorno, squadra forte, va bene l'1-1. Assolutamente. Bella palla, Jarvis. Tac. Grandissimo Nogueira. Questo è gioco di squadra, ragazzi. E dai però, mamma mia, che merda. Dai, ma che presa in giro, raga, io non... proprio. Al 90esimo, una partita dominata, raga, dominata in 5 minuti. Questo è proprio una presa in giro, proprio non ha senso, tutto questo non ha senso. Gol Rice. Dai, li facciamo, difendiamo bene, caspita. Mamma mia. E dai cazzo, fammela vincere una, dai Rice, finalmente. Bella palla. E infilala.
No, 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 no. Bucati un'altra volta. Dai, Casteldin. Casteldin. Mannaggia lui. Dai, dai, Casteldin. Non so come ti ci trovi lì, ma... Ep! E vai così, dai Arcas, 1-1, 1-1 a Perugia, 1-1 contro il Perugia. Privà, 1-0. Ah, caspita, dai, mamma mia, proprio liberissimo di incornare in gol. Che gol. Però dai. Traversa, traversa. Sbang. Caspita. Che scenario. Pro Vercelli allo stadio Silvio Piola. Questa è l'ultima di campionato, ragazzi. Un primo campionato da dimenticare. Non pensavo di salire in Serie A, però metà classifica sì, ragazzi. Invece siamo nella metà bassa. Diciamo ci siamo salvati, ok? Però speravo molto meglio. E a questo punto sto già pensando agli innesti da fare nella prossima stagione per tentare un assalto, chiaramente. Ed è gol, 1-0. Bravo Goyos, bravo Goyos. Goyos, bella palla per Arcas. Arcas, la devia. Ed è gol. Ed è gol. Nogueira. Buona così. Ed niente, un gol a partita lo dobbiamo subire sempre. Cioè non è che riusciamo a fare una vittoria 2-0, bella tonda. Un gol c'è sempre. Però abbiamo vinto, dai. Ok, questa è la prima stagione, ragazzi, una stagione fallimentare. Queste ultime puntate sono andato a tagliare tantissimo in maniera tale da, ovviamente, è mia intenzione fare una serie che sia bella da vedere nel momento in cui la stagione era compromessa. Me la sono giocata più o meno per fatti miei, ho fatto dei tagli, anche e soprattutto perché c'è qualcosa che non va in questa squadra. Dalla prossima puntata, quindi inizieremo la prossima stagione e andremo a fare, penso, tutto il calciomercato in una puntata, suppongo, più o meno larga parte del calciomercato. Quindi sarà una puntata cruciale. Ci siamo tolti davanti quest'ultima parte della stagione, oramai di una stagione compromessa, e ora c'è bisogno. Io, ragazzi, ho voglia di giocare, cioè voi mi avete un attimo scazzato, ma ho voglia di giocare. Infatti è notte, però io ora continuo a giocare e voglio cominciare ad impostare questo calciomercato. Quindi io vi do l'appuntamento alla prossima puntata e... Ragazzi, questa seconda stagione ce la facciamo sicuro. Cioè, voglio almeno dare un tono a questa squadra e arrivare in posizione dignitosa. Poi, magari la serie può dirsi conclusa. Dopo la seconda stagione, voglio sicuramente dare un aspetto dignitoso perché questa è stata fallimentare, ma è proprio un fatto di orgoglio mio. Cioè, è proprio andata una delle stagioni peggiori che ho fatto, arrivato quindicesimo. Ho giocato proprio male, la differenza reti meno 16, addirittura la Pro Vercelli era ultima, ecco perché abbiamo vinto. Però siamo arrivati sopra il Cosenza. Siamo arrivati sopra, pari punti con il Cosenza e sopra il Crotone. Diciamo di rispetto ai nostri diretti concorrenti siamo arrivati sopra. Va bene ragazzi, io vi do appuntamento alla prossima puntata, nella quale, insomma, ci butteremo nella nuova stagione, ragazzi. Mi raccomando, non mancate. Addirittura c'è Goyos nella migliore squadra della stagione. Buono, buono a sapersi. Alla prossima, ragazzi, ciao.